Ti raccontiamo il Formez che non si ferma nonostante le difficoltà. Abbiamo iniziato ad utilizzare l'infrastruttura tecnologica di Formez per remotizzare tutti gli utenti del Formez. Ci siamo detti ora o mai più. È stata una sfida molto complicata. Abbiamo utilizzato in maniera più importante strumenti di condivisione di comunicazione a distanza, abbiamo organizzato più spesso riunioni online. Abbiamo messo a disposizione di tutte le aree del Formez un'aula virtuale. Questo strumento veniva fino a 15 giorni fa utilizzato quasi esclusivamente per i webinar. Riusciamo ad adattarci con soluzioni creative rispetto a problematiche mai provate prima. Dal giorno in cui abbiamo deciso di cambiare da attività in presenza a attività a distanza, siamo stati immediatamente operativi. Ci siamo subito organizzati per cercare di tramutare in incontri a distanza, tramite appunto le tecnologie che abbiamo a disposizione, tutti quegli incontri che invece facciamo normalmente sul territorio. Noi stiamo continuando a lavorare, forse anche di più, perché grazie all'online riusciamo a garantire comunque un servizio costante. In realtà il lavoro nelle modalità operative non è cambiato molto, è cambiato il modo di dover incastrare le attività lavorative nella vita personale. Ce la faremo sicuramente e probabilmente impareremo delle cose estremamente utili per un modo di apprendere e di lavorare migliore. È un patrimonio che rimane, che può essere utilizzato anche successivamente, anche per facilitare il lavoro collaborativo. Ce la faremo senz'altro, non contando soltanto sulla forza individuale della persona o del responsabile oppure del dirigente, ma in questi casi è la rete delle relazioni, la rete dei colleghi, la rete degli stakeholder territoriali che sostanzialmente in questi momenti dà il meglio di sé.